come ben credo che vi rendiate conto, viviamo in tempi difficili, tempi particolari, dove la cultura di massa di fatto ha uniformato l'ideologia dei ricchi, delle classi abbienti, con quella della povera gente, dei poveri. Cioè oggi i ricchi e i poveri hanno lo stesso standard di visione della società e degli obiettivi, cioè tutti vogliono soldi, tutti vogliono fare carriera, tutti vogliono ricavarsi nella loro vita, o perlomeno ovviamente ci provano, come si dice, un miglior posto al sole. Solo che tutto questo è visto innanzitutto solo da un punto di vista materiale, quindi prettamente dedicato alla materia. Secondariamente un simile desiderio non è confacente alla struttura del sistema nel quale viviamo, dove è impossibile che tutti arriviamo ad avere soldi, successo, presenza magari mediatica, televisiva, eccetera eccetera, perché il concetto del capitalismo non è basato sulla cooperazione o sulla solidarietà, ma è basato sulla competizione. Quindi in una società competitiva tutti non possono arrivare in cima, anzi l'esperienza storica della nostra società ci insegna e ci dimostra che in cima ci arrivano solo in pochi, il resto langue in una speranza di raggiungere la famosa carota che poi non si riuscirà mai a mordere. Questo insieme di cose comunque si scontra con un altro aspetto che non è messo in evidenza da nessuno, tantomeno da chi teoricamente ne avrebbe il compito, cioè la religione, ossia capire realmente che cosa siamo noi, che cosa sia la vita, che cosa sia l'uomo, se l'uomo sia solo materia e quindi corpo fisico, oppure se ci sia qualcos'altro che esprime in maggior qualità e in maggiore evidenza ciò che siamo noi come esseri intelligenti, cioè esseri che possiamo non solo raziocinare concettualmente, ma anche autoidentificarci, cioè dire io sono. Noi siamo l'unico elemento in natura che può dire questa semplicissima ma importantissima frase, che è appunto io sono. Nessun altro ente naturale, nessun altro appartenente a uno dei tre regni della natura, minerale, vegetale e animale, può esprimere questo straordinario concetto di io sono. Quindi in questo link che voi vedete, io fornisco a chi me ne fa richiesta alle mail che sono in evidenza una serie di testi, di libri, dai quali voi potrete ricavare, se li leggete, moltissime informazioni nell'ambito di quelle che io chiamo le scienze dello spirito, cioè quelle scienze che permettono di farci capire che cos'è l'uomo, qual è lo scopo della vita, qual è lo scopo della creazione, perché esistiamo, cos'è la morte, cosa c'è dopo la morte, a quali leggi noi siamo soggetti, cioè quali sono le leggi che governano la nostra esistenza, la nostra incarnazione e la nostra disincarnazione, cioè quando lasciamo questo corpo. Li fornisco gratuitamente, basta che mi scriviate, fornisco questi testi insieme a altre informazioni utili per restare informati e sono dei testi propedeutici per iniziare un percorso di conoscenza, perché se non c'è una nuova cultura non ci può essere un cambio nella nostra vita, soprattutto oggi appunto dove la cultura di massa è standardizzata sul concetto dell'apparire, del possedere, quindi concetti prettamente materiali.